programma è una sequenza di istruzioni codificate che possono essere inserite in un meccanismo, ad esempio un computer. I programmi vengono scritti tramite linguaggi, detti linguaggi di programmazione, i quali sono metodi standardizzati per fornire istruzioni ad un computer. I linguaggi permettono ai programmatori di specificare il comportamento delle macchine rispetto a certe azioni o eventi in svariate circostanze usando espressioni o sintassi simili a quelle umane. Per capirci, che ne so, voglio dire, crea un programma che mi legge, che ne so, una cosa e me la stampa, il comando magari sarà leggi, stampa. E ovviamente questa è una cosa che io capisco, ma il computer inteso come macchina capisce, ho capito solo 0 e 1, ti dico stampa così, non capisce. Non dobbiamo fare le persone sempre. Ok. Un programma è quindi scritto in un linguaggio astratto da un programmatore. Il computer tuttavia ha una struttura interna basata su semplici sequenze di interruttori accesi o spenti, quindi 0 e 1, logica binaria. Per cui, prima che un programma possa essere eseguito dall'elaboratore, è necessario un passaggio detto compilazione, cioè trasformare quella serie di istruzioni in una sequenza di 0 e di 1, che poi il computer può leggere. Il compositore scrive... compone e scrive le istruzioni, partitura, per un insieme di componenti orchestrali affinché producano un risultato. Nel campo del software il compositore è il programmatore, la partitura è il codice sorgente, gli orchestrali sono l'elaboratore elettronico in grado di eseguire direttamente il codice sorgente generando al volo la sinfonia, che diventa il risultato dell'esecuzione del programma. In questo paragone l'eseguibile viene generato al volo dal sistema orchestra. Paragone, però è l'unico che ho trovato abbastanza calzante la cosa. Il paragone resta valido, seppur con certi limiti, quando si cerca di fare il percorso inverso, ovvero quando dalla musica ascoltata, l'eseguibile, si vuole tornare alla partitura, il sorgente. Nel caso di semplici musiche ad un solo strumento è relativamente facile comprendere la partitura, molto meno nel caso di un'orchestra sinfonica con decine di strumenti. Per il software il processo di regressione da eseguibile a sorgente non è mai semplice e spesso è impossibile. Cioè partire da un file eseguibile e tornare alla sequenza di istruzioni che ha generato questo file è un'impresa molto ardua. I software liberi, come Linux, vengono detti open source proprio perché il loro codice sorgente è disponibile per tutti. Cioè, oltre a trovarlo in forma, poterlo trovare in forma compilata, cioè pronto, lo troviamo molto spesso in forma sorgente, cioè la serie delle istruzioni. Molto spesso questi software vengono distribuiti solo sotto forma di sorgente, lasciando all'utilizzatore il compito di eseguire la compilazione sul proprio PC. Questo, se da un lato consente di ottenere un programma che si adatta alla perfezione alla macchina su cui sta girando, dall'altro rende complicata l'installazione ai principianti. E dopo vediamo anche perché. Anzi, lo vediamo subito perché. Che succede molto spesso? Il codice sorgente, essendo una serie di, cioè, un programma molto spesso per poter funzionare non ha bisogno soltanto che sia compilato sulla macchina, magari ha bisogno della presenza di un altro programma dentro il computer, di alcune librerie, qualunque cosa, poi ha bisogno di un altro programma, per cui devi andare a cercare prima di installare tutto quello che serve al programma e poi installare il programma stesso. Comunque, in linea generale, l'installazione da sorgenti funziona in questo modo che troviamo qua. E adesso ve lo volevo spiegare. Intanto devo fare il cambio di chiavetta. Si può programmare anche in C, C++. Si scarica gratis dal sito della Borla e c'è anche per Windows. Altre domande? Chiaro la differenza tra codice sorgente e l'eseguibile? Allora, solitamente quando voi scaricate un... Allora, innanzitutto non ce l'ho da far vedere in pratica l'installazione da sorgente, perché innanzitutto è lunga, molto spesso è lunghissima, non è come quando installate un programma da Linux. Più il programma è da Windows, più il programma è grosso, più il processo di compilazione è lungo. Un esempio, il kernel, che è il programma base, diciamo, il la base del sistema operativo, per compilarlo per la vostra macchina ci può mettere anche diverse svariate ore. Su un computer moderno, io con Pentium 4.2.8 ci metto a ricompilare il kernel una mezz'ora, ma considerate che
sul computer da dadi, tipo le nottate. Le nottate per combinare un kernel, una nottata lo lasciate lì, quindi è un processo abbastanza lungo. Comunque solitamente lo trovate in forma compressa, quindi una cartella con un archivio. Bisogna scompattarlo, e per scompattarlo se fa la console la cosa, oppure cliccando col tasto destro se state sul destro, come cade estrai e si estrae. Comunque il comando è quello che trovate qui: tar zxuf, tar spazio zxuf, il nome del file, insomma il nome del file, è fine. Tar gz è l'estensione che c'è di solito. Zxuf, che è? Andiamo sul manuale e vediamo quello che significa. Tar è praticamente come se fosse il zip per Windows. Tar è il programma per comprimere. X infatti vediamo significa extract. Vedete lì sopra X extract. Le varie voci che trovate, Z, X, V, F, le andiamo a leggere qua. Allora, X extract, quello lì. Poi extract, vediamo quello che significa Z. Che non è un file Z, però c'è la F. Quindi dice usa il file di archivio dispositivo F default. C'era la F, no? Sì. Usa il file di archivio però quella è maiuscola? Sì. No, sopra c'è F grande. Aspetta, vediamo la Z. Vediamo la Z se ci sta. Z. Ecco, quindi lo comprime con lo zip praticamente, con lo gzip, scusa. Se al posto della Z si metteva la J, lo comprime in BZ2, bzip. Vabbè, è un altro tipo di compressione. Per convenzione si usa sempre questo tipo di comando, perché comunque è quello che te lo fa in scombattere in ogni caso, qualunque sia il tipo di compressione che c'è. La parte importante che trovate qui, il punto 2. Allora, si entra nella directory appena scombattata. Se state su un desktop doppio clic sulla directory che ci avete, se state a console, cd, nome della directory, entrate nella directory. La prima cosa da fare è leggere sempre il file readme, sempre, perché questa è una procedura standard, ma molto spesso, molti oggi pomeriggio stiamo vedendo delle prove, molti per esempio dei comandi sono diversi. Qualcuno c'ha un comando solo per compilare, che poi si occupa lui e fa tutto il resto. In linea di massima la procedura è questa che vi dico, però cambiando da programma a programma bisogna sempre leggere il file readme, dentro il quale trovate, oltre alle varie opzioni del programma, tutto quello che fa eccetera, trovate proprio l'installazione. Se non sta nel readme, c'è di solito c'è un file install e leggete install. La cosa da fare, nel readme trovate molto spesso le dipendenze, cioè i software di cui il programma c'ha bisogno per poter funzionare. Quindi se si entra nella direzione, ok, vediamo il file readme, se il programma che si va a installare ha dei prerequisiti, cioè delle dipendenze, dei software di cui ha bisogno, prima dovete installare quelli, per cui lasciate perdere quello che state facendo e cominciate a installare il programma. Può capitare, come capita spesso, che il programma che andate a installare per cui c'è bisogno dipende a sua volta da un altro programma. Questa è la cosa complicata che rende complicato il discorso di installazione della sorgente. Diciamo che abbiamo installato tutte quante le dipendenze, abbiamo tutto funziona e configuriamo i sorgenti per l'installazione. Cioè il primo comando è configurare i sorgenti per l'effettiva installazione. Lo trovate qui, /configure. Di solito si fa, molto spesso ho mai capitato di pubblico vedere 3 o 4 archivi compressi senza bisogno di essere configurati, però di solito ecco, questo serve dentro l'esecuzione del configure, serve per vedere che, cioè praticamente prepara i sorgenti per essere compilati. A quel punto si fa la compilazione vera e propria, non c'entra niente quello che sta passando sullo schermo, effettuiamo la compilazione vera e propria con il comando make. Una cosa importante è quando sul vostro sistema deve essere installato il compilatore C per poter compilare. Di solito GCC è il compilatore, deve essere installato. Di solito sulla Mandrake non lo mette per default, cioè quando fai l'installazione devi selezionare sviluppo. Quando fate l'installazione, se fate l'installazione del programma da solito dovete selezionare la parte sviluppo, che ci stanno dentro i compilatori. È stranissimo che però Mandrake ce l'ha i numeri. E a quel punto possiamo fare l'installazione vera e propria. Make install.
clicchiamo, cioè scriviamo make install, l'invio e si installa. Le cose che possono succedere in seguito, praticamente molto spesso non troverete la voce nel menu, dovrete andarvela a creare da soli, oppure insomma farvi dei collegamenti manualmente, però di solito una volta fatto make install date il nome del programma che avete installato e parte. Per disinstallare make uninstall. Un'installazione live. Un'installazione live di questo non ce l'abbiamo perché non siamo riusciti a trovarne uno. Ci sta lavorando, magari la vediamo dopo. Comunque ecco, linea di massima, scombattare e leggere il file readme. Dentro c'è scritto tutto, di solito in inglese. Unirsi di dizionario. Unirsi di dizionario. Una fonte di copri programma, se vogliamo dire. Quella attachment. Se si vuole. Allora, quello che vedete lì, freshmeat.net, è un sito in cui si trovano tutti un sacco di programmi, dei progetti open source, ma ce ne stanno decine di migliaia, eh. Oggi pomeriggio stiamo a dare una vista insieme, ne so, migliaia, quindi andate lì e cercate. Qualcuno mi guarderà male, io l'installazione della sorgenti ve la sconsiglio vivamente, perlomeno fino a che sarete principianti, anzi anche un po' dopo. Un po' pratico. Cioè, dovete essere un bel po' pratico secondo me per riuscire a fare un'installazione da sorgenti senza dover c'è problemi. Comunque se dopo lui ce la trova andiamo a fare un'installazione da sorgenti. Fatto quella cosa. Mi copi quella. Ci vendi tu? Lì, sul destro. Su questo anche no, su questo non so se c'è. Cioè, avete delle domande su sta cosa? No, ci sta copiando. Siccome è una cosa che mi è sempre interessata, però non fa cosa chiedere. No, io guarda, ve lo dico. No, non sul serio, mi interessa parlare con gente, però non conto che chiedere, capito? Cercate di evitarlo quando possibile. Cioè, se trovate il pacchetto precompilato, pronto. Di solito un file compilato da sorgenti funziona, un programma compilato da sorgenti funziona meglio perché si adatta meglio alla macchina su cui viene installato, però con i computer attuali che di solito sono potentissimi la differenza non è che sia mostruosa, quindi insomma per evitare le rogne se è possibile evitatelo, però lui non è convinto di questa cosa perché lo so che però sinceramente ve lo sconsiglio. Passiamo a un'altra cosa che questa vedremo in pratica. Passiamo ad un'altra cosa, sempre che quello che stiamo vedendo sullo schermo sul video progettato non c'entra niente. Andiamo al concetto di pacchetto. Qua tra un po' faremo la pratica. Sotto Windows siamo abituati a installare programmi facendo doppio clic su un file, cioè di solito è setup.exe, poi avete un vostro CD-ROM, quando non parte da solo andate dentro, doppio clic setup.exe e si installa. Questo programma, setup.exe, si occupa di installare il software sulla nostra macchina, di posizionare i file nel punto giusto e di aggiornare il registro di sistema. L'RPM, Red Hat Package Manager, in mio inglese Package Manager, sotto Linux è un modo, ne esistono anche altri, di distribuire il software svolgendo una funzione analoga ai pacchetti autoinstallanti per Windows. Tuttavia l'RPM come sistema di gestione dell'installazione di software non si occupa di fare solo questo, ma tiene traccia dei programmi che abbiamo installato, cioè praticamente tiene proprio memorizzati tutti i programmi che ci abbiamo installati da pacchetti. Si occupa di verificare al momento dell'installazione di un software se abbiamo installato ad esempio le librerie richieste per farlo funzionare, quello che vi dicevo prima, mentre dal sorgente dovete andare a cercare per quale motivo non funziona la compilazione, per cui andare a installare le librerie e queste cose, qua è automatica la cosa, ti dice devi installare prima questa libreria e tu in qualche caso se la va a cercare da solo e vedremo dopo come, oppure scaricate il pacchetto compilato della libreria, doppio clic su quello e installate quello. Ok, si occupa di verificare se abbiamo installato esempio di librerie. Sostanzialmente un programma binario, cioè direttamente pronto per essere installato e eseguito,
distribuito in formato RPM si presenta come pippo, cioè il nome del file, il nome del programma, punto la versione, punto i386.rpm. Prima di questo vi dico un'altra cosa. Oltre a fare quello che abbiamo detto sopra, l'RPM controlla anche, oltre alle dipendenze, che non ci siano conflitti di installazione. Quante volte capita sotto Windows che installi un programma e non te ne fa funzionare un altro? Beh, succede un miliardo, te sovrascrive una libreria, te fa un casino. Qua proprio non te lo fa installare. Cioè ti dice, attenzione, se installi questo programma, per installare questo programma devi disinstallare quest'altro, oppure non puoi installarlo perché questo programma non vorrebbe funzionare quest'altro, cioè non te lo fa installare. Aspetta, RPM come funziona? Non ho capito. RPM da... No, aspetta. No, pensavo che avessi detto sto No, l'ho perso. Siamo ancora sulla parte teorica. Ma l'ho perso, Di solito già abbiamo sto file. Guarda, ve lo faccio vedere subito, ferma un attimo. Stavo estraendo gli sorgenti. pippo.versione.i386.rpm. Allora, guardate quel file lì con scritto RPM, quella quadratina. Wine. Wine c'è cioè 2000. Allora, guarda, Wine. La versione è quella lì, 2004.04.08. Poi anche in qualche caso che ci avete 1.2, 7.5, insomma. Ognuno usa una numerazione. Questa è la data praticamente. 8 aprile 2004. Punto i386.rpm. I386 architettura. Allora, quella è l'architettura. E ve lo spiego dopo quello che è. I586, lì già abbiamo, punto RPM, RPM è l'estensione. Allora, andiamo sotto. Abbiamo il nome, l'architettura. Allora, l'architettura sarebbe l'architettura interna del vostro computer. C'avete un Pentium, c'avete un Pentium 3, c'avete un 386, c'avete un 486. Processore che su cui andrà a funzionare questo programma. Per cui i386 sta per tutti i processori x86, cioè 386, 486, 586, dall'Intel 386 in avanti. Per cui se avete un 486, il file i386 va bene. i586, tutti i processori Pentium compatibili e successivi. Di solito quello che trovate è proprio così, cioè ormai non si trovano più programmi precompilati che funzionano per 386, 286. Cioè Pentium compatibili e successivi, Athlon, processori Duron e Athlon XP, insomma tutto i computer che trovate attualmente in commercio. i686, comincia a vedersene qualcuno. Tutti i processori prodotti dal Pentium Pro in avanti, quindi Pentium 2, Celeron e Pentium 3. Nel dubbio, se non sapete quello che c'è nel computer vostro, nel dubbio scegliete quelli per i386. Cioè, quello del 386 funziona pure sul 586, sull'Athlon, ovunque, perché è il più compatibile di tutti. L'ideale sarebbe scegliere un ottimizzato per l'architettura del computer. Però, se proprio non sapete che computer già avete, ma questo è proprio un caso limite, non sa che computer già, non penso che se va preoccupate di installare Linux. Domande? Sul nome dei file, eccetera? Ok. Allora, fermo restando che doppio clic lo installate, andiamo a vedere come si installa invece dalla console. Proviamo proprio a installare questo. RPM. Allora, per installare Pippo, qui abbiamo un programma che si chiama Wine, il comando è rpm-i, nome del file. Ok? Vedete, lui ha scritto rpm-i. Wine 2000 poi eccetera eccetera, che è quel nome che ci abbiamo lì sopra. Lo potete installare anche con doppio clic, però andiamo a vedere questo per altri motivi. Fai invio e bene, vediamo quello che fa. È bene prima imparare da console, come per faccia grafica. Perché sta facendo l'aggiornamento? Perché l'installazione va fatta da root. Ah, giusto. Cioè, ovviamente dovete averci i privilegi di root. Pensavo che c'erano. Io stavo parlando, non ve l'ho detto, andate a farlo anche voi. Cioè, avete una cartella Wine HQ sul desktop. Sì, ma se non glielo fa fa. Aspetta, però sì. Sul desktop c'è una cartella Wine HQ. Ah, questa la sto vedendo arrivare. Questa la chiudiamo. Questa la chiudiamo. Ok. Adesso andate su strumenti. Questa la chiudo.
Sì, ok. Strumenti, apri terminale. E apriamo una console dentro questa directory. Directory significa cartella. perché ho abituato con i programmi Mac. Allora, siete tutti lì dentro? Allora, io vedo che lui sta selezionando per far copia e incolla, vi insegno una cosa migliore. Allora, RPM, scrivete tutti quanti RPM-I. No, RPM spazio meno I, eh. Ok, dopo il meno I fate di nuovo spazio. Adesso cominciate a scrivere qua, W-I-N, W-I, W-I. Cominciate a scrivere W-I. Premete tab, il tasto tab. Tab è questo. A sinistra della Q. A sinistra della Q. In automatico. In automatico ve lo scrive lui. RPM, spazio, meno in questa lista. Cioè, se trovo un solo file che comincia come avete scritto voi, io lo completo da solo. Se ne trovo più di uno, te compila, te lo scrive fino a dove è uguale. Poi dopo vai avanti tu. Comodo, eh? Ci siamo tutti? Invio. Stai installando, eh? Ah, scusate. Dovete averci privilegi di root, quindi su, invio. Dopo abbiamo una lista. Dopo abbiamo una lista dei programmi. Su significa super user, cioè dovete diventare root. Password. Per tutti quanti la password è 1, 2, 3, 4. E premete invio. Non la vedete quando la digitate, eh? Non la vedete, eh? Non fate caso se questa scheda. Quindi da capo. Spazio. Ok, qualcuno ha sparato un errore? No. Lo vedete che siete diventati root, perché prima c'ho proprio sulla. Facevi del root, chiocciola, all'inizio della riga. C'è Daniele un po' sotto root. Ok, andate avanti. Rifate quello che dicevo prima. Deve essere così, apposta. Allora, andate, RPM, forza, RPM, spazio. Funzione sconosciuta. Meno I. Vi dico anche un'altra cosa, fate RPM I-VH. Per bonus? Meno I spazio, VH? Meno I... No, allora, I tutto attaccato. H? No, H. Un normale H. IVH. Allora, vi spiego perché sta, quell'opzione. Meno I significa è quello che è indispensabile, cioè significa installa. Meno I serve per installare. V significa verboso, cioè dammi l'informazione su quello che stai facendo, altrimenti lo installa senza dire niente. Per far vedere quello che lui sta facendo. Credo che H invece mostri una linea di scorrimento. Sì, sì. Visualizza una barra per far vedere il progresso dell'installazione. Ci siamo tutti? Invio. Guarda. Prepari. E lui ti dice tutto, vedi? Se fai soltanto meno I, preparing neanche compare. Sì. Tu lo installa e poi ti compare il prompt un'altra volta. Finito. Se dà errore ti compare. Vedi, che carino. Su questo computer qui ci stava installata una versione precedente del Wine, il programma che stavamo installando, e ci ha dato errore, cioè ci ha sparato una serie di errori, si dice va in conflitto con questo pacchetto qua e io non ve lo installo. E infatti non ce l'ha installato, allora ci ha dato errore. Allora, dico le altre opzioni che poi vi possono far comodo. Può a volte essere utile upgradare, cioè aggiornare, un pacchetto già presente nella propria distribuzione. È quello che ci è capitato qui. Per effettuare l'upgrade occorre digitare il seguente comando. RPM-U, cioè upgrade invece che meno I. Comunque non ve lo scrivete perché tanto ci avete il foglietto, però lo lasciamo. Menu e lui aggiorna il pacchetto e non dà l'errore delle varie dipendenze. Andiamo a vedere il processo contrario, cioè per disinstallarlo. Se noi adesso volessimo disinstallare Wine, che abbiamo appena installato, non ve lo faccio fare perché sennò Paolo mi mena, visto che dopo deve fare lezione su Wine, dobbiamo dare lo stesso comando che abbiamo dato prima, però invece che meno I, che significa installa, meno E, che in inglese sta per erase, cioè rimuovi, cancella, e lo cancella. No, meno U è upgrade.
La cosa importante, se voi andate a rimuovere questo programma e da questo programma dipendono altri programmi, lui vi rimuoverà questo programma e tutti i programmi che da esso dipendono. Io sono cavoli adesso. In che senso? Se io vado a rimuovere Wine, mi rimuove solo Wine, perché non c'è stato qualche programma al momento che abbiamo installato che dipende dal Wine che abbiamo messo. Se io dico rimuovimi KDE, se dico rimuovimi KDE, lui mi rimuove KDE e tutti i programmi che adesso dico, KDE sarebbe il desktop grafico che ci avete davanti, cioè rimuoverà praticamente tutto. Quindi occhio, di solito comunque, cioè no, anzi ve lo chiede comunque, ve lo chiede se volete rimuovere tutti i programmi da esso dipendenti. Cioè bisogna far sì o no? Si dice poi allora da questo programma dipendono tutti questi da sparare una sfilza dei programmi che è tutto il tuo computer. Sei sicuro di voler continuare? Tu se gli vuoi di sì e dopo restallerai tutto da capo. Vedi tu. Okay. Allora infine ecco alcuni comandi utili se abbiamo scaricato un programma da internet e non sappiamo esattamente cosa andiamo a installare. Cioè praticamente vi capita che scaricate una cosa qualunque da internet e non sapete quello che è e volete provare a installarlo. Allora prima vi conviene dai questo comando qui, rpm-qpi pippo versione eccetera, è il nome del file che dobbiamo installare. In questo caso ci vengono fornite tutte le informazioni su chi ha costruito il pacchetto, la versione del software in esso contenuto ed anche una breve descrizione del software. Tali informazioni ci possono aiutare per evitare di installare pacchetti non affidabili oppure che in realtà contengono software semplicemente sbagliato, cioè che ne so, volevate scaricare un videogioco e trovate una videoscrittura. In quel caso voi lo dite, lo vedete prima e lui vi dice quello che fa. Altro comando utile è rpm spazio meno qpl e il nome del file. Ci fornisce tutta la lista del file che il pacchetto andrà a scrivere nel vostro computer, cioè ci dà la lista di tutto quello QPL, tutto quello che quel pacchetto contiene. QP ti dà l'informazione sul programma. Adesso io non so quello che sta QP, però penso di sì, il query program dovrebbe essere. Andiamo al caso in cui avete fatto qualche casino. Può capitare, qui c'è scritto può capiate, problema del problema dell'operatore che scrive queste cose alle 2 di notte. Può capitare a volte aver fatto un disastro dopo che si è modificato o cancellato un file di configurazione. Che ne so, andate a installare un programma qualunque che c'è dentro un file del testo, quindi voi lo modificate, il programma non funziona più e lo volete reinstallare da capo. Però che succede? Se voi andate ad installarlo, il programma che vi dà problemi, andate a installare, vi dice attenzione, non lo posso installare perché è già presente. Quindi gliel'ha già dato. Quindi lo cancelli. Però se lo cancelli magari ti rimuovi tutti i programmi che da quello dipendono. Allora qual è la soluzione? Allora rpm-u-vh forza, cioè forza l'aggiornamento, anche se è la stessa versione, anche se attenzione quando usate questi parametri, forza, cioè se lo forzate proprio deve essere un caso limite forzare l'installazione di un pacchetto, perché se non funziona un motivo c'è, mo se siete sicuri che il casino l'avete fatto voi, bene, se no rpm-uvh-forza. Sempre prendendo come esempio praticamente via forza l'upgrade del pacchetto. Praticamente può capitare che il sistema ci dia un errore dicendo che questo programma serve, allora gli possiamo forzare di ignorare le dipendenze, cioè lo voglio rimuovere senza che tu mi rimuovi tutto quello che dipende da lui, che dopo tanto non funzionerà comunque. rpm-uvh-force-no-deps, niente dipendenze, che è il nome del file. Poi due esempi eccetera. Ma lo reinstallo praticamente forzandolo? Lo reinstallo? Lo aggiorni forzandolo e ignorando tutte le dipendenze. Quando date no deps,
lui ignora le dipendenze, cioè ignora tutto quello che lui dipende, ignora, lascia stare tutto quanto e te lo installa. Il computer ha un database dei pacchetti che ha disponibili, non è che li carica tutti qua dentro il computer, come dici lui. Sa dove andarli a cercare se gli dovessero servire. C'è un database che gli contiene questo. Allora, se voi andate sul menu sistema, anzi no, allora menu sistema, configurazione, configura il tuo computer, cliccate qui, configura il tuo computer, cliccate qui. Per il primo o il secondo? Era configura il tuo computer, non quello che si clicca. Aspetta. Se vi chiede la password è 1, 2, 3, 4. Configura il tuo computer. Password è 1, 2, 3, 4? Sì. Ok? Ci avete tutti quanti una schermata in cui c'è anche un'icona gestione software. Tagliare. Gestione software, in basso a sinistra. Allora, ci abbiamo installa, rimuovi, aggiornamenti, gestione sorgenti. RPM sarebbe gestione. Sì, vabbè, questo parliamo sempre di gestione dei pacchetti RPM. Allora, con gestione sorgenti, andiamo a quello che andiamo a vedere per primi. Abbiamo tutte quante le fonti da cui CD1, CD2, 3, 4, 5, 6, potete avercene 4, 3, secondo quale ho installato le macchine. Gli altri sono siti internet, perché se voi siete collegati a internet il computer se le va a pia su internet i pacchetti che gli servono. Se qualcuno ha internet collegato, se non ce l'ha. Allora, voi avete anche, vedete di fianco c'è il segno di spunta? Potete tenerla sempre memorizzata, ma abilitarla o disabilitarla, cioè dirgli al computer di andarli a PA o meno i pacchetti che trovo lì dentro. Vi spiego perché l'ho disabilitato sui computer vostri. Perché qui c'è una cartella main su internet, c'è cioè un sito internet che contiene tutto questo. Allora io gli dico di andarsi a PA su internet, visto che qua siamo tutti quanti collegati. Se uno non era collegato a internet ci lasciava i cd e non ci metteva main sicuro. Sarebbe la linea principale, giusto? Main, così che l'ho chiamato io, lo potevo chiamare anche Pippo, insomma, lo potevo chiamare come mi pare. È un sito web comunque che contiene tutti i pacchetti della distribuzione Mandrake. Allora, clicchiamo un attimo su Contrib, l'ultima in basso. Occhio, non vediamo che non fa casino, E clicchiamo modifica sulla destra. Vi ricordo che quando siete come root, quando avete i privilegi del root dentro al computer, rischiate di fare casino. Rischiate di pastrocchiare un po' in giro. Cliccate su me, per cui attenzione. Non cancellate niente sopra. Andate a leggere quello che c'è scritto dentro. URL, cioè un indirizzo web. FTP. Proxad, questo gli dice che c'è un sito web dove può andarsi a pigliare i pacchetti. E questo sotto è dove all'interno dello stesso sito si trova la lista del software contenuto nei pacchetti. E nella guida che vi darò dopo ci sarà proprio spiegato il comando, eccetera. Praticamente. Il passaggio ci sta, vabbè. Sì, beh, non c'è sta questo, ma c'è sta la da comando, perché tutto questo che stiamo facendo noi da grafica si può fare anche da linea di comando, però è un po' più complicata. Allora, vabbè, abbiamo visto com'è impostata la riga qui, facciamo a nulla. Andiamo a vedere una cosa più interessante. Trovo un sito web, vi dico una cosa, un secondo, saltiamo. Vediamo le cose che troviamo qui, main, contrib, update e PLF. Allora, update, se capisce quello che è? Aggiornamenti. Cioè, se quello contenuto qui dentro sono delle versioni aggiornate dei pacchetti che la vostra distribuzione va fornendo. Cioè, Mandrake si accorge che un determinato pacchetto contiene un bug, nel sito update mette l'aggiornamento. E allora, se tu gli dici vuoi i pacchetti aggiornati, lui te li va aggiornati. Main, come abbiamo detto, contiene tutto il software che c'è qui. Contrib contiene del software aggiuntivo non indispensabile, però può far comodo, quindi conviene aggiungerla.
PLF sta per Penguin Liberation Front. È un sito fronte di liberazione del pinguino. Vi faccio vedere il sito. È partito la liberazione dei nanetti dal giardino. Esatto. È una sorta, insomma, contiene tutti i pacchetti che per motivi legali non è stato possibile. Per legali intendo che c'è software illecito, però magari ci può essere software che per qualche motivo non è compreso nella distribuzione. Vi faccio un esempio. Per esempio lo screensaver The Matrix che c'è qui sta lì dentro, perché? Perché ci può essere, che ne so, qualche produttore cinematografico che si può lamentare per motivi di copyright. Quindi se tu lo scarichi sono proprio, cioè, cavoli, so cavoli in privato. Vi faccio vedere. Eccolo, questo è il sito del PLF. Sembra quasi Penguin Liberation Front. Cioè quel sito che io ho aggiunto lì. Che ci trovate dentro? Ci trovate ad esempio Amule, il software che abbiamo visto l'altra volta per scaricare la roba pirata da internet. Non perché è legale il programma, perché è legale quello che ci potete fare. Allora, per evitare rogne, Mandrake non lo comprende all'interno della distribuzione. Sta su sto sito esterno e non è direttamente collegabile a Mandrake. Altri esempi di roba che ci può star dentro, qualche player multimediale. Il software per tirare giù i filmati dal DVD. Per esempio, Smart Tripper forse sì, però le librerie, le DCSS, le librerie per tagliare via dal DVD un film si trova qua dentro. Torniamo dove stavamo prima, dopo questa breve parentesi. Questi li ho giù, quelli che trovate sotto, allora, quelli sopra me li ha messi direttamente il sistema durante l'installazione, quindi non l'ho messi io. Quelli sotto li ho aggiunti io dopo. Io li ho aggiunti alla riga del comando, però se li avessi voluto aggiungere da qui, bastava che facevo aggiungi. Cosa vuoi aggiungere? File locali, server FTP, c'è un sito FTP, server HTTP, non ne ho trovati molti. Un dispositivo rimovibile, cioè un altro CD-ROM, o aggiornamenti per la sicurezza, è l'unico caso è quello qui, update. E poi, vabbè, funziona così. Praticamente, diciamo che ho un sito FTP, gli voglio dare un nome, diamo Pippo, l'indirizzo del sito e il percorso relativo al file HDList. Questo file HDList contiene la lista del software contenuto nei pacchetti. Di solito si trova nella directory superiore oppure nella stessa directory dove troviamo i file RPM. Comunque, lo vedremo mai dopo. Eventualmente qualche sito FTP può richiederci login e password. Può succedere, che ne so. Di solito può succedere se qualche software contiene software commerciale. Per esempio contiene, che ne so, un software che può essere distribuito soltanto dietro pagamento, chi ha pagato un determinato abbonamento c'ha diritto a scaricarlo. E per riconoscere già login e password. Annulliamo questo. Allora, io di solito vi consiglio praticamente di tutta questa parte qui, la parte dell'aggiunta dei sorgenti che vi ho fatto vedere in grafica, di farla dalla linea di comando. Il modo più semplice per farlo è andare su questo sito. Scusate un secondo, ho controllato che fosse la versione diversa. Guarda, la sta così, la versione diversa. Allora. Aspettate un secondo che ve lo apro. Allora, segnatevi questo indirizzo qua sopra, anche se sulle fotocopie che vedremo dopo ci sarà scritto. Questo sito che fa? Mi genera la riga che io devo scrivere nella console per poter aggiungere quelle fonti. Allora, qua gli dico la versione di Mandrake che ho installato, 10, 9, 8, 7, eccetera. Noi già abbiamo la 10 installata. L'architettura, quello che dicevamo prima, qua proprio non potete sbagliare perché, cioè, i586 per forza, perché la Mandrake funziona solo su processori dal Pentium in su, non funziona su 386 o su 486. Andiamo al passo 2. Ok, il passo 2 è questo.
selezioniamo i sorgenti che vogliamo mettere, contrib, main, PLF, abbiamo visto prima. Io di solito consiglio di PS di francesi, essendo la mandrake francese, di solito i siti francesi sono più aggiornati. Prendete proxad.net, questo, prendete pure qua sul secondaria proxad.net e pure qua sotto. Non serve che lo fate, guardate cosa sto facendo io tanto. Procediamo al passo 3. Cosa fa? Mi genera il comando, i comandi che devo dare per aggiungere queste tre sorgenti alle sorgenti della distribuzione. Allora io apro la console, faccio copia e incolla, copia, incolla, vedete? Allora adesso non me l'ha fatto perché mi dice il supporto PLF c'è già, il supporto main c'è già, che lo aggiunge a fa, però se non ce l'avessi avuto lui me l'aggiungeva. Ci mette un bel po', ci mette una ventina di minuti con un modem 56k ci mette una ventina di minuti a scaricare il file. Se ci vede una DSL con meno tempo ce la fate a scaricare tutti i sorgenti, perché so il file hdlist.cz, che è l'unico che si scarica, lui non si scarica tutti gli RPM, si scarica solo la lista di quello che c'è dentro. Però di solito è corposo sto file, contiene, cioè di solito una ventina di mega. Ok, qua il supporto contrib esiste già, ok, non me lo dico. Questo qui mi consentiva, mi ha consentito di creare quelle cose che voi trovate dentro alla finestra che abbiamo visto prima. Sistema, configurazione, configura il tuo computer, torniamoci un attimo. Mettete la password. Gestione software. Allora, noi prima abbiamo visto la gestione sorgenti, che è la stessa cosa che vi ho detto qua. Andiamo a vedere le altre cose. Installa. Vedete? Sta a attendere, è in corso la ricerca dei pacchetti disponibili. Scusate, ma devo correre un po' che dopo l'argomento successivo è più corposo di questo, quindi... Sì. Vedete se cerca sopra. Ma mi dice impossibile vedere. Bisogna cambiargli cioè lui va a cercare dentro mount, CD-ROM 2, quindi bisogna che gli scambi quelli. Oppure gli rimuovi tutte le sorgenti e le raggiungi a mano. Se gli rimuovi gliele raggiungi. Gliele modifichi, o modifichi le sorgenti o modifichi come le monta il CD. Allora, qua abbiamo tutta la lista dei programmi, sono tantissimi, quindi qua possiamo vedere le scelte di Mandrake, cioè questi sono i programmi come li mette Mandrake, tutti i pacchetti in ordine alfabetico, levate questo sfizio, vediamo tutti in ordine alfabetico. Ah, qua dentro ci stanno soltanto quelli non ancora installati, cioè perché se dei programmi sono installati lui li leva da qua, per cui figuratevi quanti ce ne stanno disponibili. Allora, scopriteli pure. Io di solito consiglio la visualizzazione sotto, tutti i pacchetti per gruppo, cioè venire a gruppo a seconda dell'argomento del pacchetto. Andiamoci a installare un giochetto, via. Allora, andate su giochi, sulla sinistra, installiamo, scorriamo un attimo sotto. Ma quanti sta solo quelli da installare oppure quelli vecchi? Qua solo quelli da installare, ancora. Quelli già installati non li trovate, qua li trovate su rimuovi. Scusate un secondo. Selezionate un secondo Tuxeraser, ce l'avete da selezionare? Vabbè, comunque, adesso è semplice, basta selezionarlo e sulla sinistra cliccate su installa per poterlo installare. Lasciate deselezionatelo un attimo, cerchiamo un altro che ha delle dipendenze. Andiamo su. Grafica. Allora, su grafica, GIMP.
non riesco a trovarmo al massimo, non riesco a trovare nulla di più. Prima non li so più trovare perché c'era troppo dipendente, ora li trovo perché non è dipendente. Vai, quello sviluppo, mi sta tantissimo. Allora, selezioniamo uno qua. Oh, non riesco a trovarne uno. Se sviluppo ne andrà praticamente tanto. Sviluppo. Ah, però sul video forse ce l'ho qualcosa. C'ho pure problemi. Allora. Niente. Oh, ecco. Ok. Ho cliccato un file a caso in realtà. E mi dice, per soddisfare le dipendenze devono essere installati anche i seguenti pacchetti. E io posso scegliere o annulla e non mi installa niente. Maggiori informazioni mi dice le maggiori informazioni sul pacchetto, cioè quello che contiene sto pacchetto che vado aggiungere in più. Oppure ok, e lui mi seleziona anche l'altro pacchetto. E dopo clicco installa e lui me lo installa. Non lo installate voi perché tanto è inutile andare a fare casino. Sì, è questo. Le pagine uguali sono due. Sto però non è tutto. Sì. Mi mando le due pagine. Ah, la mia pagina? Uguale. Sicura? Non ci sta le correzioni di errori. Ok, invece tutti i pacchetti sono stati installati correttamente. Ok, esci. Se mi promettete di non far casino ve lo faccio vedere pure la rimozione. Se ci promettete di non fare casino. Un attimo, usciamo da qui. Allora, vedete, il portatile mio è molto il computer vostro dovrebbe essere più veloce. Perché questo c'è una lista di pacchetti enorme e il computer è un po' più lento quel PC. Andiamo a vedere l'altra voce, rimuovi. Praticamente è uguale, identica a quell'altra, però invece di contenere il software già da installare, contiene il software già installato per poterlo rimuovere. Qua è lentissimo da me, sul computer vostro dovrebbe già essere ok. Andiamo a, mi raccomando, non cliccate su rimuovi dopo che abbiamo selezionato. Ok, andiamo a selezionare AB Word sull'ufficio. AB Word è disponibile. Guardate quello che dice qua sopra. L'avete selezionato? A causa delle loro dipendenze devono essere rimossi anche i seguenti pacchetti che dipendono da AB Word, quel programmino che io sono andato a eseguire. Mi leva, beh, su tutti i plugin da AB Word, e io dico ok, e lui mi aggiunge, vedete, me li aggiunge tutti. Se clicco rimuovi, li rimuove. Non cliccate rimuovi, clicchiamo esci. Aggiornamenti. Allora, è inutile che lo fate voi, lo faccio io perché tanto è vuota la cosa. Comunque, questo qui è il sito che contiene gli aggiornamenti, che praticamente lui va a cercare i file che stanno sul sito che contiene gli aggiornamenti per la Mandrake, per la mia versione. Che è quello update. Sì, esatto, quello che abbiamo visto, l'update che abbiamo visto prima. Adesso lui adesso mi dirà la lista dei pacchetti che sono aggiornati che sono disponibili. Tipo Microsoft. Di solito, avete presente su Windows Windows Update? Avete presente Windows Update, il programma che va a aggiornare il Windows? C'ha la stessa funzione. Sono molti meno i pacchetti, di solito i bug non so pari a quelli di Windows, cioè nessuno di internet riesce a spegnere il computer. Però di solito è consigliabile farli. Allora, a me dice la lista degli aggiornamenti è vuota. Ciò potrebbe voler dire che non sono disponibili aggiornamenti per i pacchetti installati sul tuo computer, oppure li hai già installati tutti. È la seconda ipotesi, li ho installati tutti ieri. Praticamente qua posso scegliere il tipo di tipi di aggiornamenti che posso fare o non fare, però ovviamente non ce ne stanno. Posso scegliere aggiornamenti per la sicurezza, aggiornamenti correttivi, aggiornamenti normali, oppure tutti, oppure due su tre. Vi consiglio di farli sempre tutti. Ok, premiamo esci. Alla fine vedrò una guida fatta meglio per l'RPM, quello che abbiamo visto prima,
e per Urpmi, cioè questo softwareino qui, allora, in grafica è ovvio, quindi lo vedete e lo potete fare direttamente. Vedo i comandi da console, cioè per l'aggiunta delle fonti, per l'aggiunta dei pacchetti, perché praticamente quello che noi abbiamo fatto qui, adesso qua si pianterà tutto, no? Ok, qui ho aggiunto le sorgenti. Se io volessi semplicemente installare un software, proviamo a aprire una console un attimo. Il comando, vi ricordate il comando per aggiungere, per installare un software, è rpm-i. Qua il comando è urpmi rpmi, alla fine visualizza, impostazioni, caratteri grandi, legge caratteri grandissimi. Se legge urpmi spazio, una cosa che voglio installare, Amule. Ah, scusate, devo essere root ovviamente. Ok, quindi su invio, su invio, password 1234 e diventate root. Provate a scrivere urpmi Amule, che è il softwareino che dicevamo prima. Guardate quello che vi dice. È tutto già installato, cioè c'è già installato. Sembra un bene scala. Che vuoi? Già installato. Proviamo a fare quest'altro comando. Ur, vi ricordate il comando per rimuovere prima? Rpm-e. Urpme Amule. E me lo rimuove. Non lo rimuovete voi magari. Ok, e l'ho rimosso, me l'ha eliminato dentro il computer, mi sono sbagliato, lo voglio rimettere, allora gli ridò quest'altro comando e lui che fa? Se ne va su internet, lo scarica e lo installa, sembra che la rete funzioni. Avevo fatto vedere RPM. Vedete quello che sta facendo? Sta scaricando da internet il Amule e lo sta, alla fine lo installerà. Noi abbiamo una DSL abbastanza veloce, la cosa 82, 87, 92. Installazione, lo sta installando. Ok, finito. Installato. Se avessi selezionato un pacchetto che aveva delle dipendenze, si installava questo e tutte le dipendenze. Sì, esatto. Quello che vi conviene fa da console comunque soltanto l'aggiunta delle sorgenti. Il resto ve lo potete fare tranquillamente da interfaccia grafica perché è più semplice.